Buongiorno, buonasera a tutti. Bentornati nella rubrica creata per dar voce alle vostre richieste. Cari utenti, mi faccio portavoce delle vostre domande e provo a dare risposte in merito, fin dove posso. E iniziamo con la prima richiesta da parte di un utente che ha detto: come mai Critico durante le live sparisce? Caro utente, fai una domanda alquanto difficile, a cui proverò lo stesso a dare risposta. Non lo so, il critico è una figura mitologica, metà uomo e metà sfinge. C'è e non c'è, e spesso, quando c'è, neanche c'è. Spero di averti fatto felice, caro utente. Io lo sono. Ed ora proviamo a fare felice un altro utente che chiede: posso invitare la dama nera a cena fuori? Caro utente, intraprendente e gentile, ti dirò, per me sì, ma chiedi pure a Calogero, magari lui ha qualche dubbio in merito. Al limite, portate pure lui. Ah, no. Spero di averti fatto felice. Un altro caro utente scrive: adorabile gossip, grazie caro utente. Seguo le live della dama con tanto piacere, ma ultimamente le trasmette in orari in cui pratico il mio hobby, lo stalkeraggio. Oibò. E siccome lei urla tanto nelle live, è impossibile conciliare le due cose. Come posso fare? Domanda difficile, caro utente. Dolce e tenero. Questo utente così affezionato alla dama. Capisco la difficoltà di stalkerare con la dama che urla. Il consiglio che Gossip può darti è di usare delle cuffiette. Potrai fare entrambe le cose. Spero di averti fatto felice. Ma allargo al prossimo utente, che inesorabile chiede: adorabile Gossip, per avere successo su YouTube, col mio canale, devo menare mia nonna? Una domanda spinosa, dolcissimo utente, a cui comunque proverò a dare una risposta in merito. Ti dirò, è una strada già battuta questa, di minacciare e menare gli anziani, cosa che comunque non va fatta né esibita nei video o live, perché a parte che è un reato, non è neanche di buon esempio raccontare tali imprese. Immagino tu abbia pensato a tale strategia per aumentare visualizzazioni. Ti dirò, caro utente, ciò che penso in merito. Qui dovrebbe partire una musichetta, ma non la so mettere, e quindi immaginatela nella vostra testa, come del resto fate con le altre cose. Credo che aprire un canale sia la cosa più facile, e l'apportare contenuti la cosa difficile, soprattutto laddove contenuti non ci sono. Ecco perché, dolce utente, molti youtuber si inventano tante cazzate. Dolce utente, spero di averti fatto felice. Fai domande un po' scomode, esuberante utente. La gossip dice: non tornare molto spesso. E diamo spazio all'ultimo utente con la sua deliziosa richiesta per concludere la rubrica di oggi, che chiede: vorrei sapere come mai la Chiara d'Alessandro è così grossa. Sciocchino, guarda i suoi mukbang e capisci da solo. La risposta è lì. Molto bene, per questa edizione è tutto. Spero di avervi accontentato anche oggi e la gossip ora torna a sorseggiare un ambrato cognac davanti al camino acceso. Che visione celestiale. Un bacio a tutti e all'appuntamento e a domani. Ciao ciao.